Numero 4. Questo mi puzza già di argomento frizzantello e antizoriano. Comunque, lo sapete, Sanji è super sfigato con le taglie. Jimbe è un ex corsaro, l'uomo pesce più forte del mondo, ha fatto parte di tantissime ciurme, un evaso di Impel Down, ha partecipato alla guerra di Marineford, eccetera, eccetera. Dopo essersi unito a Luffy, ha sconfitto anche un tipo forte quanto Lucci tutto da solo. Era giusto dare una taglia più alta, ma vedrete che prima o poi Sanji lo supererà. Ha molto più margine di miglioramento, non che mi importi, c'è una differenza di soli 80 milioni. Tra l'altro, in realtà, dovendo fare un discorso sulle taglie della Chunar protagonista, bisogna considerare anche un altro fattore, cioè, noi sappiamo che la taglia per il governo mondiale non indica solo la forza, ma anche la pericolosità. Infatti, quando la Chunar protagonista arriva a Wano Kuni e Queen vede le taglie, siccome in quel momento Sanji ha una taglia superiore a Zoro, lo reputa più pericoloso. E infatti, quindi nella sua arroganza, oltre al fatto che Sanji avesse il nome Vinsmoke, no? Quindi che abbia il cognome Vinsmoke e dei legami con Judge di sangue, per la sua questione di rivalità, poi decide di affrontare Sanji per tutti questi motivi. Però, di base, vedendo le taglie della Chunar protagonista, insomma, Queen ha quest'idea di Sanji come il più pericoloso dopo Luffy. La cosa che è passata poco, secondo me, in sordina parlando proprio delle taglie, è che sì, Sanji, come al solito, come di consueto, ha la taglia numero 4. Poi vediamo il perché ha la taglia numero 4. Però, Jimbe ha una taglia più alta di 80 milioni. Sì, ma Jimbe aveva anche una taglia più alta in partenza. Nel momento in cui Sanji aveva la taglia da 330 milioni, Jimbe ce l'aveva da 834. Quindi, in realtà, a dire il vero, la taglia che è maggiormente aumentata come gap è quella di Sanji, il che vuol dire che dal punto di vista della pericolosità il gap che ha creato Sanji è superiore a quello che ha creato Jinbe. Chiaro che per la fama, la notorietà, per tutto quello che volete, Jinbe abbia una taglia superiore a Sanji. Però, anche volendo fare un discorso di pericolosità, il governo mondiale riconosce che la taglia di Sanji sia, che il percorso di Sanji sia più pericoloso, più promettente, perché Jinbe ormai ha raggiunto l'apice dal punto di vista della pirateria in tutti i sensi. Perché? Perché è stato alliato prima con l'imperatore Barba Bianca, poi è diventato un membro della Flotta dei Sette, poi è alleato all'imperatrice Big Mom, adesso è direttamente sottoposto di un imperatore. Non più alleato e basta, quindi ha avuto, no? Questa evoluzione dal punto di vista di impatto di personalità nel mondo della pirateria, però allo stesso tempo all'apice del combattimento. Difficilmente avremo un Jinbe che si allena e diventa più forte, ormai ha raggiunto quell'apice, infatti è l'uomo pesce più forte esistente, senza se e senza ma. Sanji invece ha modo di migliorare ancora, è perché è un ragazzino, è giovane, ha 20 anni, se ne ha 21, ma cioè. Ah no, ancora questo percorso da fare e per questo motivo, secondo me, il gap che si è creato è a vantaggio di Sanji e non di Jinbe. Infatti, facendo proprio un calcolo matematico duro e puro. Però, insomma, io mi fermerei a pensare a dove siamo arrivati. Taglie che superano il miliardo, non so se avete notato, ma nel suo manifesto non c'è più scritto Vinsmoke. Non ha più importanza che appartenga a quella famiglia. Come pirata è conosciuto da sempre come Gamba Nera. Voglio la reaction di Zeff in cui mette a paragone la nuova taglia di Sanji alla taglia di quando lui stesso era un famoso pirata. Immaginate se dovessero essere uguali, sarebbe lo scacco definitivo in Vinsmoke e la consacrazione di Sanji come erede di Zeff. Allora, questo pensiero è molto bellino, mi piace molto. E non credo che Zeff avesse una taglia così, non dico così alta, ma proprio quella taglia specifica, perché la taglia di Sanji, esattamente come la nuova taglia di Zoro, hanno un significato intrinseco molto specifico a livello di numerologia. Per cui non credo, ecco. Però una cosa è giusta, io adesso ve la metto, mi cerco velocemente il capitolo 1058 su Manga Plus e vi metto a schermo questa cosa, perché nel capitolo 1058, quando ci sono le nuove taglie della Chunar protagonista, noi non vediamo il manifesto da ricercato di Sanji, in teoria, ma in realtà c'è, è molto piccolo piccolo, adesso ve l'ho messo iper zoomato a schermo. Ed è questo. Noi lo vediamo praticamente quando i manifesti volano dalle mani di Nico Robin, ok? E
e il corpo che si vede in alto è Sanji che sta volando verso i manifesti per vedere il proprio. E come vedete dalla taglia, che è quella più in basso, c'è scritto Wanted, c'è scritto Dead or Alive, quindi hanno tolto il famoso Only Alive, è stato tolto, ma come vedete c'è scritto solo Sanji, non c'è più scritto Vinsmoke, quindi per il governo mondiale non è più rilevante né consegnarlo vivo, solo vivo, e neanche è più rilevante che lui sia Vinsmoke. È proprio la completa affermazione di sé. È la completa, come dire, realizzazione individuale. Perché? Perché lui è famoso, è temuto ed è noto per le sue capacità, non più per i legami familiari. Questa cosa a livello, no, proprio di caratterizzazione del personaggio è incredibile, perché ha affermato se stesso. È un peccato che sia avvenuto in questo modo, un peccato secondo me anche la gestione della taglia. Della nuova taglia, perché il numero di per sé a livello di giochi, di numeri, non mi piace. Consideriamo il fatto che la prima taglia di Sanji era di 77 milioni di berry, ok? C'erano vari motivi narrativi del perché Oda avesse voluto dargli una taglia da 77 milioni. Intanto gli serviva una taglia inferiore ad 80 milioni, perché voleva dare più importanza alla taglia di Nico Robin per quello che sarebbe avvenuto dopo. E quindi Nick Robin ce l'aveva da 80 milioni, da bambina ce l'aveva da 79 milioni, a Sanji serviva più bassa e non voleva neanche dare la sopra i 100 perché non voleva fosse una supernova. Ed è da quel momento che c'è il trick per cui Sanji è sempre la taglia numero 4, in un modo o nell'altro. Taglia da 77 milioni perché, come Oda stesso diceva nell'SBS, il 77 è il numero che ricorda le gambe di una donna, quindi un concetto molto legato al personaggio, no? Che era una cosa molto carina. Immaginatevi le gambe di una donna, non so, donna seduta su uno sgabello alla gonna, quello che viene fuori è un 7, ok? Quello era il discorso. C'è cioè un 77 perché le gambe sono due. Da lì nasceva l'idea del 77. Non a caso, come altezza, quando gli è stata chiesta Oda l'altezza di Sanji, ha detto che fosse alto 1,77 m, perché per Oda il 77 era il numero che proprio incarnava il personaggio di Sanji. Considerate che, vabbè, per chi mi segue da anni ormai questa roba vi uscirà dalle orecchie, però Oda è molto legato ai giochi con numeri, proprio gli piacciono, si diverte lui in primis e quindi inserisce molta numerologia nella propria opera. Decide di far sviluppare il Gear Fort a Ruffy, di mostrarlo facendo i giochi numerici dei capitoli in modo tale da costruire la stessa composizione numerica del Gear Second. C'è tutta sta roba, cioè Oda piace, gioca con il Gora Oase, che è un gioco numerico tipico del Giappone, mille robe. E quindi Sanji alto 1,77 m. La seconda taglia di Sanji è 177 milioni. Quindi nel momento in cui tutte le taglie della ciurma aumentano di 50 milioni, la sua aumenta comunque di 100 per lasciargli il 77. Perché la sua aumenta di 100? Ci sono delle spiegazioni all'interno dell'opera, però materialmente la questione è metanarrativa. Gliela portano a 177 per quella ragione lì, anche perché voglio dire, abbiamo notato più volte, più riprese, che la Marina tende a dare cifre tonde, no? Per le taglie, tutti che finiscono con lo zero, quindi che ne so, 180, 170, 150, 320, 340, cioè così via. La sua è di 77 perché Oda proprio piaceva quel numero, quindi da 77 a 177. Poi però, dopo gli eventi di Cake Island, arriva una nuova taglia, si rompe lo schema per cui lui è la quarta taglia nella ciurma, diventa la seconda, perché c'è Luffy, e poi c'è la sua, e poi c'è Zoro. Dopo Cake Island, la sua taglia è di 330 milioni. Questa taglia di 330 milioni si doveva, secondo me, per il fatto del conflitto ideologico con la propria famiglia. Lui esce da Cake Island in una situazione emotivamente devastante, e in cui c'è stato in realtà anche un blocco, cioè Sanji inizia un percorso di maturazione definitivo dopo Cake Island, e in realtà ancora dopo Wano Kuni deve raggiungere la chiusura di quella maturazione, chiusura che avverrà per la fine dell'opera, perché cioè, non può avvenire prima della fine dell'opera, lo stesso vale per Zoro, lo stesso vale per Nami, per Ruffy, eccetera, eccetera, no? E il 330, che è la metà di 660, 66 come il Germa, le ciglia dei fratelli, tutte queste cose qui a livello numerologico ti davano un'idea di un Germa Double Six 66 spezzato a metà, rotto in due, tra due
mondi, quella del pirata, quella del nobile, quella del persona votata ai sentimenti, persona che dovrebbe essere senza sentimenti per gli esperimenti che ha subito. Quindi c'era questa idea della frattura a metà, no? Dell'individuo, del personaggio. Per cui io personalmente mi aspettavo che l'incremento successivo d'Italia rimarcasse comunque uno di questi elementi, a livello proprio di evoluzione del personaggio, evoluzione caratteriale, perché Wano Kuni ha avuto un ulteriore passettino, per l'appunto con il discorso del non voler usare la tuta, la rompe, ma comunque sviluppa un power-up legato alla modifica genetica, quindi c'è un po' di accettazione di sé e della famiglia, ma non del tutto. Oda poteva giocarsela con molte cose, poteva giocarsela con molti numeri. Per qualche motivo decide di dargli una taglia da 1 miliardo e 32 milioni, 32 che si rifà alla data di nascita di Sanji, perché è nato il 2 marzo, quindi il 2 del 3, o se vogliamo vederla mese e giorno, il 3 del 2, insomma. Ecco, quindi 32 milioni per quello. Non lo so, io avrei voluto un ritorno al 77, che dovrebbe essere. No, il legame con Zeff, che secondo me a quel punto ci stava tantissimo, per gli insegnamenti che Zeff gli ha dato, per il discorso di essere Sanji Gamba Nera, quindi per appunto una connessione forte al concetto di gamba, oppure che avesse il 99, che poteva essere è un Germa, ma non propriamente un Germa, perché lui è un'altra faccia della medaglia. Di Germa, quindi non ha il 66 al 99 perché anche le sue sopracciglia sono speculari e quindi spostate dal 6 diventa 9, oppure poteva continuare ad avere il 33 per chi non aveva ancora finito il suo percorso, no, di maturazione. Ci potevano essere mille soluzioni. A me la taglia, quella che gli ha dato, boh, gli dà, secondo me lo fa parecchio difettare dal punto di vista tematico e simbolico. A livello di simbologia si poteva fare di più, secondo me. Non ho capito la scelta, ribadisco, però per il resto molto bella l'evoluzione di Sanji, secondo me. Carina, carina. E di nuovo la taglia numero 4 per quei motivi là, però modo di evolversi ce ne avrà. Non sono sicuro che avrà mai la taglia numero 3, secondo me continuerà ad avere la taglia numero 4 perché è un po' come Chopper che continuerà ad avere taglie del cavolo, però. Boh, non lo so, chissà, chissà cosa riserverà il futuro a questo personaggio a livello di taglia soprattutto. Però l'argomento è molto interessante, mi ha dato modo di parlarvi di simbologie varie ed eventuali annesse, insomma, alla sua figura, che male non fa, anche perché Sanji è un personaggio molto 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 figo. Quindi bel post, bel suggerimento di lettura questo.